Ti amo. Lo sussurro durante il giorno, fin da appena sveglia, quasi involontariamente. Mi sfiora le labbra come un respiro, un riflesso incondizionato. Sussurro, ti amo. Ma non so più che dirlo. Sussurro, ti amo, per sfidare la sorte, rubando alla memoria un po' d'amore. Buongiorno, Alice, servizio clienti. Parlo con il signor Montinaro Marcello. Piacere di conoscerla. La contatto per informarla che è attiva sul suo territorio una serie di offerte che le potrebbero interessare. Ah, mi dispiace. Non era mia intenzione disturbarla. Va bene. Non la contatteremo più. Arrivederci. Salve, buongiorno. Parlo con il signor Russo Vittorio? Sono Alice del servizio clienti. La contatto per delle promozioni. Non è necessario insultare, veramente. Arrivederci. Buongiorno, parlo con il signor Bruno? Salve, sono Alice. Chiamo per conto del suo servizio clienti. Come sa, in questo momento è fondamentale avere una connessione dati veloce. Le posso chiedere se lei ha figli? Ah, io anche ne ho una. Beh, internet è necessario per loro, vivono solo di quello. Sì, grazie, però sono sposata. Ma mi ha fatto molto piacere parlare con lei. Se cambia idea sull'offerta, può chiamare il call center chiedendo di me. Io sono Alice. Va bene, arrivederci. Buongiorno, sono Alice del servizio clienti. La contatto per informarla che è attiva sul suo territorio una serie di offerte. Il tecnico al momento dell'attivazione le consegnerà un tablet, un portatile, un cellulare. Sì, li può vedere tutti quanti sul nostro sito. Sì. Va bene. Allora le posso fissare un appuntamento? Mercoledì? No, signora, se può parlare un pochino dal venerdì? Così. Ma quante volte te lo devo dire? Finché la mamma è qui, non è nulla da temere. Ti amo. Sussurro a queste mura che mi incatenano alla tua ombra. Spegne ogni luce.
lasciarlo andare. E te con essa. Brava. Finché la mamma è qui, non hai nulla da temere. Ti prometto che si aggiusterà tutto. In fondo che problemi potresti avere? Mangi, dormi e ti lamenti pure. Lo sai che ti invidio? Scusami. Non è colpa tua. Quando sarai grande, diventerai forte come lo era tuo padre. Con lui sarebbe stato tutto quanto diverso. Tuo papà era dolce e premuroso. Avrebbe detto le parole giuste per superare i momenti difficili. Ma lo sai che ti amo? E voglio farti star bene ogni giorno della tua vita. Soltanto mi chiedo, ma se non dovessi riuscirci, mi abbandonerai anche tu? La paziente in uno stato avanzato della gravidanza deve essere operata d'urgenza. Lo sai che vivrai una vita emozionante, piena di gioie? Al polso debole, perde molto sangue. Subito, procedi con la rianimazione. Sì. Sì, lo so. Ora ne stiamo passando tante. Però ricordati che è nelle difficoltà che sbocciano i fiori più belli. Il marito purtroppo non ce l'ha fatta. Cerchiamo di salvare il bambino. Com'è il mondo? È brutto? È brutto, brutto, brutto? È bruttissimo il mondo. Bruttissimo, bruttissimo il mondo. Ma no che non è brutto. Assomiglia ad un grande caleidoscopio. Alle volte potresti sentirti un po' persa, però guarda le cose da un'altra angolazione e vedrai il prisma degli eventi ruotare e irradiarti di luminosa bellezza. Non ti voglio mentire, gli ostacoli non svaniscono. Però è sotto quella luce che c'è un seme che germoglia in noi e il caos assume un po' di senso. Lo sai? Lo sai che sei la mia piccola luce? Finché sei qui, la mamma non ha nulla da temere. Avrò sempre la forza di andare avanti. Ti amo, sussurrò a queste mura che mi incatenano alla tua ombra e al tuo ricordo che nella sua soffocante dolcezza spegne in me ogni luce.